Kathleen Doyle Kathy Bates è un'attrice e regista statunitense. La Bates è salita alla ribalta con il ruolo di Annie Wilkes in Misery non deve morire, per il quale ha vinto l'Oscar alla miglior attrice e un Golden Globe. Nel 1998, l'American Film Institute inserisce la sua interpretazione al 17° posto nella classifica dei 50 migliori cattivi del cinema statunitense. Ha ricevuto altre 3 candidature agli Oscar come miglior attrice non protagonista per le sue interpretazioni nei Colori della Vittoria, a proposito di Schmidt e Richard Jewell. In campo televisivo, ha ricevuto 14 candidature agli Emmy, di cui 3 vittorie per i suoi ruoli nelle serie televisive Due Uomini e Mezzo e American Horror Story e per il miglior programma storico d'era culturale per The Legend of Pancho Barnes and the Happy Bottom Riding Club. Attiva anche in campo teatrale è stata candidata al Tony Award alla miglior attrice protagonista in un'opera teatrale per il dramma premio Pulitzer Night Matter in scena a Broadway, oltre ad aver vinto l'Obie Award per la sua interpretazione nella commedia Frankie and Johnny in The Clair de Lune. È di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche. Laureata alla Southern Methodist University, si avvicina al mondo dello spettacolo dapprima come cantante, per poi scoprire una naturale propensione alla recitazione. Verso la metà degli anni 70 debutta nel cinema, anche se successivamente si dedicherà soprattutto alla televisione. Nel 1982 ottiene il suo primo importante ruolo cinematografico nel film Jimmy Dean, di Robert Altman, in cui è una fan del divo James Dean, al fianco di attrici del calibro di Sandy Dennis, Cher e Karen Black. Successivamente continua a dividersi tra il cinema e la televisione. Nel 1983 riceve una candidatura al Tony Award per lo spettacolo Una finestra nella notte. Ma il successo internazionale le arriva grazie alla sua interpretazione dell'infermiera Annie Wilkes, apparentemente dolce e cortese, ma in realtà sadica e mentalmente disturbata, che è disposta a tutto perché il suo personaggio letterario preferito non muoia, nel thriller Misery non deve morire, di Rob Reiner con James Caan nella parte dello scrittore Paul Sheldon, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. Il film ottiene grande successo, e la sua interpretazione viene così acclamata tanto da ricevere un premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice protagonista. Negli anni seguenti è impegnata in personaggi ora protagonisti, ora di contorno, è la delicata e fragile donna con un matrimonio in crisi che si rifugia nell'amicizia con un'anziana signora nel malinconico Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno, di Joan Annette, l'ambigua domestica accusata della morte della sua padrona nel cupo L'ultima eclissi, di Taylor Hackford, la determinata detective Shirley Drogalyn di Abo Leak, l'eccentrica arricchita Molly Brown nel Colosso al Titanic, di James Cameron, la lesbica idealista dei Colori della Vittoria, di Mike Nichols nominata agli Oscar 1998, la debordante e lasciva consuocera di un disincantato Jack Nicholson in A proposito di Schmidt, di Alexander Payne con cui si conquista una candidatura agli Oscar 2003. Attiva anche in televisione. Dal 2003 al 2005 l'attrice partecipa a 10 episodi della serie televisiva Six Feet Under, dirigendo in prima persona 5 episodi. Nel 2004 ha recitato nel breve ruolo della regina Vittoria nel film Il giro del mondo in 80 giorni. Tra il 2010 e il 2011 partecipa ad 8 episodi della serie comica The Office. Dal 17 gennaio 2011 al marzo 2012 è stata la protagonista del legal drama della rete NBC Russell Row, interpretando il ruolo dell'avvocato Harriet Korn che dopo aver perso il lavoro, apre un suo studio legale in un ex negozio di scarpe abbandonato in un quartiere malfamato di Cincinnati.
dal 2013 entra a far parte del cast della terza stagione della serie TV antologica American Horror Story, Cavon, recitando nei panni di Delphine Lalaurie, per il quale ottiene diverse candidature sia ai Critics' Choice Awards che ai Satellite Awards, ma soprattutto si aggiudica, nell'agosto 2014, il secondo premio Emmy della sua carriera. Partecipa alle altre tre stagioni della serie, Freak Show interpretando il ruolo della donna barbuta Ethel Darling, alla quinta, Hotel come la manager dell'Hotel Courtesy Iris e alla sesta, Roanoke come l'instabile attrice Agnes Mary Winstead. Per Hotel, il 14 luglio 2016 riceve una candidatura come miglior attrice non protagonista in una serie TV o film per la televisione agli Emmy Awards. Nel settembre 2016 le viene dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel 2018 ritorna dopo 2 anni ad American Horror Story, per l'ottava stagione, Apocalypse, nei panni della spietata e sadica Miriam Mead. Nel 1991, dopo 12 anni di convivenza, ha sposato il collega Tony Campisi da cui ha divorziato nel 1997. Nel 2003 le viene diagnosticato un cancro alle ovaie e dopo alcuni mesi di radioterapia e chemioterapia riesce a guarire. Durante l'estate 2012 le viene diagnosticato un altro tumore, questa volta al seno, e l'attrice si sottopone ad una doppia mastectomia. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Katie Bates è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.